Il mio cuore è per te. Il mio cuore è per te. Una grande responsabilità. Seconda parte. Oh? Oh, padroncina, sei già sveglia? Continuo a pensare a Martina e a come trovare un cucciolo per lei. Amy saprebbe come fare. Ci sono così tanti cuccioli quassù. Come si fa a scegliere quello giusto? Flo, ogni gusto è stato chiaro. Soltanto tu puoi saperlo. Ma io non ce la farò mai. Siamo ottimisti oggi. Dai, sono sicuro che puoi farcela. Grazie, Magic. Scusate, è stato un momento di sconforto. Scegliere un cucciolo è una responsabilità. Forse noi possiamo aiutarti. Perché non ci parli un po' di quella bambina? Cosa sai di lei? Io l'ho vista soltanto una volta e so solamente che si chiama Martina e che è molto triste perché le manca il suo paese. Oh! Oh! Oh. Quale paese? Un paesino toscano, in Italia. Ci abitava prima di trasferirsi qui con la madre. Le manca così tanto che porta sempre con sé un ramoscello d'ulivo. Che succede? Oh. La cucciopedia si è aperta da sola! E si è fermata sui cuccioli di pastore maremmano. Pensate anche voi quello che penso io. Uno di quei bei cuccioli. Deve essere quello giusto per Martina. Già, certo, ma quale? Un problema alla volta. Prima dobbiamo trovare i pastori in maremmani. Tranquilli, io so dove cercarli. Ottimo, propongo di dividerci. Noi guardi andiamo a caccia di una goccia magica per la cerimonia della nascita. Tu e Magic pensate al cucciolo, ma fate attenzione. Via, mangia un po' d'erba. Ti assicuro che è buonissima. No, grazie. L'erba la lascio a voi, pecore. Quindi è lui il prescelto. Abbiamo finito, Ima. La trappola per la bambina è pronta. Non avrete combinato pasticci, spero. Puoi stare tranquilla. Molto bene. Allerta, Krakia, sta arrivando la bambina. Sta tranquilla, ho la situazione sotto controllo. Da questa parte. Lo sai che sei un'ottima guida? E tu sapevi che i maremmani amano vivere in campagna e badare alla fattoria? Proprio quello che piacerebbe a Martina. Non sei preoccupata, vero? Ecco, stavo pensando, alla fattoria ci saranno tanti cuccioli. Come sceglieremo quello giusto? Basterà dargli un'occhiata per capirlo. Ma è inutile, ci rinuncio. Che dici? Dico che abbiamo cercato dappertutto, intorno alla fontana magica, nel castello, nel giardino, e non abbiamo trovato nessuna goccia. E allora che vorresti fare? Arrenderti? Ok, vi chiedo scusa. Dicevo così per dire. Continuiamo. No, qui non troveremo niente. Balloon, ti prego, anche tu. Allora ho ragione io. Vabbè, almeno credo. Spiegati meglio, Balloon, che dovremmo fare? Andare a cercare nell'unico posto dove non abbiamo cercato, venite.
E quello cos'è? Un passaggio sotterraneo che si snoda sotto la città. Forse lì avremo più fortuna. Come lo conosci? Dove pensate che mi rifugi quando voglia di stare per conto mio? No, Ciro, noi due no. Ma io voglio vedere il passaggio segreto. Voi andate avanti a cercare la goccia magica. Io e Ciro saremo più utili altrove. Mi spieghi perché devi sempre decidere per me? Aspetta, ecco, ci siamo. Andiamo a cercare il cucciolo. Agli ordini. La bambina e il cucciolo sono qui. E le guardie reali? Di loro neanche l'ombra. Allora sarà una passeggiata. Avanti tutti ai vostri posti. D'accordo, agli ordini. Il momento è arrivato. Il cucciolo per Martina potrebbe essere uno di loro. Andiamo a vedere. No! Ehi! No! No! Aiuto! Liberateci! Guarda, c'è Ima. Ima, la sorella della principessa. Ah, e tu sei Flo, l'odiosa bambina di cui tanto si parla e che ha qualcosa che mi appartiene. Prendetele il cuore dell'amicizia. No! 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 Fermo! No! Che cosa fate? Stanne fuori, cucciolo, è meglio per te. Ti prego, aiutaci! Ti avverto, siamo tre contro uno. Oh. Oh. Non ho paura. Ben detto, e poi ora siamo tre contro tre. Vuoi ancora combattere? Sei il solito guastapeste, William. Forza, andiamo via da qui. Dobbiamo inseguirli? Meglio occuparci di loro. State bene? Solo qualche livido. L'importante è che il cuore dell'amicizia sia sano e salvo. Ed è merito tuo. Se non li avessi fermati, l'avrebbero portato via. Mi piace dare una zampa quando occorre. E se fosse lui il cucciolo per Martina? Voglio chiederti una cosa, Tobia. Ti piacerebbe dare una zampa a una bambina che si sente sola? Sì, tantissimo. E ora dove va? Che te ne pare? A te sembra quello giusto. Perché hai preso quel ramoscello? Per avere un ricordo di Pocketville. Sì, Magic, Tobia è il cucciolo giusto per Martina, ne sono sicura. Allora dobbiamo portarlo subito alla fontana. Speriamo abbiano trovato una goccia magica. Non dovete preoccuparvi. Balloon aveva ragione, abbiamo una goccia. È il tuo momento, Flo. Sai quello che devi fare. E solo tu puoi farlo. Tobia, sali sulla fontana. C'è una strada che porta lontano, se viene percorsa. Tocca a te, padroncina adorata. Il bene più grande che hai. Non c'è traguardo impossibile se hai un amico vicino. Che inizi la cerimonia della nascita! Non ha limiti la fantasia, con i cuccioli cerca amici. Questa è un'amicizia magica, che niente nasconde d'amore. Cuccioli cerca amici, avrai, per sempre senti il cuore, il tuo cuore, il tuo cuore per te. Come vedete, il centro della piazza è dominato da questo splendido capolavoro. Si tratta di una magnifica statua realizzata in marmo e bronzo. Il marmo della statua venne fatto arrivare in città verso la fine del XIX secolo. Ciao! In una regione nord-occidentale del paese, la pregevole fattura... Oh. Scusate, torno subito. Cosa c'è? Mamma, posso tenerlo, per favore? Prometto che ne avrò cura. Era da tanto che non ti vedevo felice. Certo che lo puoi tenere. (Ride)
Cosa sono quelle facce? Nella fontana non c'è più acqua. Un giorno ci sarà. Giusto? Guardate, cos'è quella cosa? Oh. Sembra la tessera di un puzzle. Che cos'è un puzzle? Una foto composta da tanti pezzi che si incastrano tra loro. Una foto? E di chi? E perché è finita nella fontana magica? Mi sembra che sia all'orecchio della principessa. Per un miliardo di ossi hai ragione. Già, l'immagine di Amy deve essere rimasta impressa nell'acqua quando è scomparsa. Allora, completando il puzzle, riusciremo a farla tornare. È vero. Questa mi sembra un'ottima idea. Forza, che aspettiamo? Andiamo a cercare le altre gocce magiche. Su, manteniamo la calma. Ricordiamoci che il nostro dovere è far nascere i cuccioli. Che vuoi dire? Che raccoglieremo le gocce, ma le useremo solo quando ci sarà un cucciolo da far nascere. La nostra principessa vorrebbe così. Sono d'accordo, è la cosa giusta da fare. Continueremo a far nascere i cuccioli e poco a poco completeremo il puzzle. E alla fine la principessa Amy tornerà a casa. C'è soltanto un problema, Ima. Avanti, parlale. Perché devo sempre fare io i lavori più antipatici? Che avete da borbottare? State tranquilli. Ma come? Significa che non sei arrabbiata con noi. Arrabbiata io? È stata una grande giornata. Non ho preso il diamante, ma ci sarà un'altra occasione. Ho scoperto che la bambina ha un grande difetto. Sì, ha un cuore generoso. Già, fin troppo. E la generosità la porterà qui ogni volta che ci sarà bisogno di un cucciolo. E noi l'aspetteremo per toglierle l'altra metà del cuore. Devo ammettere che per un attimo ho temuto che non ce l'avremmo fatta. Le grandi squadre si vedono nei momenti di difficoltà, non è così? I viaggi magici mi mettono tanto sonno. Dai, fatti una bella dormita. È bello essere di nuovo a casa. Buonanotte, cucciolo mio. Oggi è andato tutto bene, dovrei essere contenta. Ma non ci riesco. Continuo a pensare che la principessa Amy potrebbe essere in pericolo. E noi non sappiamo dove cercarla. Why?